voglio raccontare brevissimamente la genesi di questo progetto. Ci siamo trovati in un'aula in 15-20 ragazzi, ognuno praticamente diceva la sua, nella massima autonomia, libertà, una creatività eccezionale. Tra le varie proposte è emersa questa. Mi hanno seguito, mi hanno ascoltato, io li ho guidati brevemente, ma è solo esclusivamente farina al loro sacco. Sono stati eccezionali nell'idea, nella realizzazione, nel montaggio, e io non posso che dirgli veramente grazie, grazie di cuore. Adesso parlate voi e ditemi come è stata la vostra esperienza. Vai, Francesco. Allora, per me è stato un piacere fare questa esperienza, e soprattutto quello che posso dire è stata veramente appunto una bella esperienza, perché abbiamo potuto vivere in chiave più leggera, più divertente, un'alternanza, ma al contempo molto produttiva. Abbiamo potuto capire quello che c'è dietro un video, anche cioè, un breve cortometraggio, e abbiamo capito che comunque c'è un duro lavoro di squadra che parte dalla progettazione fino all'esecuzione, al montaggio, e quindi è stata veramente una bella esperienza. Poi conoscere tutti, fare un'alternanza con altri ragazzi, conoscere nuove realtà, è stato veramente bello. E devo ringraziare la professoressa e Michele. Chi altri di voi? Lo scelgo io. Immaginavo che sarebbe... Io rinnovo i ringraziamenti di cuore, ragazzi. Prima sera, godiamoci. Peppe introduce il nostro ospite della serata. Sì, buonasera. Prego, prego, ragazzi. Ragazzi, accomunatevi. Tra poco metto vicino a voi, tanto. Da adolescenti ad adolescente, benvenuti anche da parte mia. Chiedo a Francesca Mazzoleni se può raggiungerci, la regista del film che tra poco vedrete. Grazie, Francesca, un applauso. Francesca, benvenuta e grazie di essere qui. Se vuoi dirci due cose, poi ovviamente fine proiezione rimanete, perché possiamo chiacchierare con lei, e quindi sarà un bel incontro. Sono molto contenta di essere qui, quindi grazie dell'invito, e le proiezioni con i ragazzi mi emozionano sempre tantissimo. Spero che restiate dopo, perché insomma, se avete curiosità riguardo alla realizzazione del film o qualsiasi altro aspetto, insomma, saremo qua per parlare. Adesso sarò breve. Questo film è iniziato, questa avventura, un anno e mezzo fa, e la mia opera prima, e vengo da una scuola di cinema, dal centro sperimentale, e bellissimo riuscire a fare un'opera prima così presto in Italia, lo auguro a chiunque. È un film sull'adolescenza, ovviamente. Ho cercato di trattarlo con enorme onestà e senza alcun tipo di filtro, e una delle cose a cui tengo e che mi piace dire prima, sempre prima di vedere il film, è il lavoro che c'è stato con i ragazzi, che per me è stato fondamentale, con gli attori. Perché diciamo, avendo questa occasione di poter fare un film sui 16 anni, solitamente diciamo, nel cinema italiano, comunque molti film sull'adolescenza lavorano sempre con attori o già fermati o comunque sui 25-26 anni,
I ragazzi che vedrete nel film sono esordienti, quindi questo film, oltre al mio esordio, diciamo, la regia ha 4 esordi dentro, che per me è una cosa molto emozionante, molto, molto bella. E quindi hanno fatto un laboratorio di recitazione prima, tantissimi provini, e insomma questa è una cosa, diciamo, per la freschezza di questa operazione che per me era importante. E basta, spero che piaccia sia ai ragazzi che agli adulti che vedo in sala. Grazie. Grazie Francesca. Vi rubo un ultimo applauso prima di cominciare. Tutta la giuria sarà con noi sabato 2 giugno. Oggi, per motivi logistici, perché non può venire sabato, ci ha raggiunto uno dei giurati, Daniele Urciolo, direttore artistico del Formia Film Festival. Qui presente, un applauso e poi partiamo. Buona visione.